Ciao a tutti, allora scusatemi se faccio questa registrazione diciamo il giorno dopo la partita, ma purtroppo appunto fino adesso non ho avuto modo di tempo di registrare, ecco. Comunque, parliamo un po' della partita. A parte che è stata una partita tra virgolette disastrosa, ma non solamente per il punto di vista diciamo del risultato della partita in sé per sé, nel senso a livello di gioco, ma proprio per un discorso di anzi, per ogni singolo fattore. Che si parte in primis appunto, la cosa più importante secondo me dalla prestazione di Livorno, non tanto il risultato, ma da come ha giocato Livorno, da come è entrato in campo, fino ad arrivare alla disfatta per quanto riguarda alcuni giocatori, ovvero gli infortuni. Comunque, parliamo della partita. È stata una partita appunto, come credo abbiate capito da quello che ho appena detto, in cui sono successe parecchie cose. Partiamo dalla cosa secondo me più importante, ovvero dalla prestazione. Allora, il Livorno è entrato in campo in maniera veramente inguardabile se si pensa a qual è l'obiettivo, perché se veramente vogliamo puntare in alto non possiamo entrare in campo così, perché veramente a parer mio è stata una squadra, anzi è stata una prestazione soprattutto per quanto riguarda il primo tempo. Non da squadra che lotta per un'eventuale promozione, ecco, anzi, bensì sembrava non so, una squadra che veramente doveva tra virgolette salvarsi, perché veramente è entrata in campo in maniera inguardabile. Ha fatto una prestazione, non so come definirla, perché è vero che nel secondo tempo Livorno ha fatto qualcosa, però per come è andata poi la partita è giusto non aver vinto. Attenzione, ho detto non aver vinto, no, non aver perso, perché secondo me alla fine il risultato poteva essere anche quello di un pareggio, ecco. Se alla fine riuscivano a pareggiare, forse non dico che era il risultato più giusto, però Livorno non avrebbe rubato niente. Insomma, com'è andato in campo Livorno? E soprattutto nel primo tempo? Moscio, 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 senza voglia, senza cattiveria agonistica. E poi infatti si è visto, perché nel giro di poco, tralasciando poi l'infortunio e le cose che l'hanno causato, oltre a, appunto, alla concentrazione iniziale, il Livorno ha preso due gol. Oltretutto, appunto, mi voglio allacciare sul discorso che ho detto prima, sulle tante cose successe. Dopo 30 minuti Livorno aveva già fatto dei cambi. Perché? Perché si sono rotti i tre giocatori. Quali sono i tre giocatori? Si è iniziato con Rossini, poi siamo passati a Gonnelli e poi secondo me l'infortunio che ci ha danneggiato maggiormente, che purtroppo, spero di no, però ci danneggerà in futuro, è quello di Chiellini, che fra l'altro a quanto pare, da quello che ho letto, è un infortunio, uno stop abbastanza lungo, se non addirittura un infortunio che gli farà gli fa finire la stagione qua, perché è successo qualcosa al ginocchio, non ho capito se, cioè, se è stata solamente una contusione, è cascato male, se gli si è già il ginocchio, non lo so. Resta il fatto che da quanto ho capito e da quanto ho visto, almeno in campo che è uscito in barella, l'infortunio è stato parecchio grave. Spero veramente di sbagliarmi, spero di aver capito barra letto male. Comunque, e poi vabbè, chiaramente tornando al discorso di prima, il primo tempo Livorno ha preso due gol, sono stati tre infortuni. Il primo tempo poi è finito così. Secondo tempo sì, Livorno ha provato a fare qualcosina per cercare di risistemare la partita. Sì, ok, c'è stato il cambiamento, però non è stato abbastanza. E secondo me, da una parte, per quanto mi scoccia dirlo, per quanto mi giri i coglioni dirlo, è anche giusto, sì, perché non si può tutte le volte, come è successo contro Carrarese e in altre partite, giocare male il primo tempo e poi recuperare e farcela sempre. Questa volta un po' di giustizia. Preferivo chiaramente che sta cosa non succedesse, però è successa e bisogna essere obiettivi. È stata fatta giustizia, perché così si impara tutte le volte a scendere in campo. Quando si gioca male il primo tempo e poi il secondo tempo si prova a recuperare, si va a vincere la partita. È giusto che sia successo questo, ecco. Ripeto, mi scoccia dirlo, però è la verità a parer mio. Oltre a questo, poi, sempre la partita, c'è stato il ritorno di vantaggiato, però è stato un ritorno abbastanza strano e abbastanza per il mio deludente, perché ok che magari non mi aspettavo che facesse 47 gol quando rientrasse, però veramente ho visto un vantaggiato parecchio fuori forma e spero che la sua prestazione sia dovuta a ciò. E fra l'altro anche qui mi voglio riallacciare il discorso infortuni, sembrerebbe, anzi sembrerebbe, mi è sembrato che vantaggiato, dopo aver fatto un salto nel primo tempo, dopo che è atterrato, si sia toccato
la oscia, il dietro coscia, non so come si chiama nello specifico, però visto che ha fatto ciò, vorrei che si fosse rifatto male, perché veramente se no sarebbe, cioè, l'osso dell'incredibile. E vi dirò di più, parlando di vantaggiato, ovvero che è stato l'ultimo cambio effettuato dal Livorno, che è entrato al posto di Cellini, che sotto certi punti di vista può essere considerato un cambio giusto, perché dice ok, la Cellini magari metti vantaggiato, che di solito Gotte lo fa, solo me questa volta non era da rischio avvantaggiato, ma piuttosto mette Murillo, perché? Anzitutto perché Murillo credo che rispetto a avvantaggiato sia più in forma. E poi, cioè, dato il presunto stop, fra l'altro lungo, di Cellini, rischia di mettere avvantaggiato, che magari non è appena della forma, e magari che si rirompa, cosa che spero non succede, che spero ieri sia stata solamente, diciamo, quando si è toccato sia stata un'ossa o sì, secondo me è troppo rischioso. Preferivo mettere Murillo, poi fra l'altro non è che abbia fatto chissà cosa, anzi sembrava vantaggiato praticamente, come se avesse giocato da fermo, perché veramente parte la orsettina o sì, non ha fatto niente. E poi davanti forte l'ho visto veramente veramente poco lucido per quelle poche occasioni che ha avuto, e addirittura mi è sembrato che avesse paura di tirare per non rifarsi male. O addirittura, spero, lo voglio di sempre, spero di sbagliarmi, spero che lui non abbia tirato perché, non perché sentisse per dolore causato dal Sart, insomma, quel pezzettino del primo tempo successo, ma perché veramente, boh, abbia avuto paura di farsi male, ecco. Ora non so se ci avete presente l'azione, però, anzi le azioni, però avvantaggiato quando si è trovato davanti porta, soprattutto nel secondo tempo, tralasciando quel colpo di testa che lì si è mangiato un gol clamoroso, ma beh, questo lasciamo perdere. Vantaggiato a volte non ha tirato quando doveva e non ha tirato come di solito fa e come doveva fare, ecco. Spero solamente che sia stata paura e non perché gli sia rivenuto il dolorino, ecco. Detto questo, credo che non ci sia da dire altro. La partita disastrosa sotto tutti i punti di vista, e abbiamo sciupato una buona occasione di portarci a casa dei punti, perché secondo me, se giocavamo come abbiamo fatto vedere in determinate partite in cui Livorno, oltre ad aver vinto, ha diciamo vinto meritatamente, ovvero giocando bene con le qualità che ha, secondo me ieri era una partita alla nostra portata. Diciamo, portiamo rispetto, nonostante tutto, al Como, parentesi, che ora, cioè, ieri il Como, mettici anche l'arbitraggio che ne ha permesso di fare, altrimenti ieri ci ha sfatto la squadra, e spero che non ci abbia sfatto il campionato, dati poi gli infortuni successi. Però, va detto che comunque il Como ieri, giocando fuori casa e per come adesso nella classifica, ieri ha fatto una buona partita, anche se, ripeto, secondo me si è lasciato fare, e poi ci sono stati altri fattori che gliel'hanno permesso, ecco. Comunque, lasciando questo, 3 punti persi, nemmeno un punto persi, 3 punti persi. E, ripeto, mi scoccio a dirlo, però tra virgolette è giusto così, perché non si può entrare in campo così e poi sperare, come spesso è capitato, di recuperare, di rimontare, addirittura di ribaltare il risultato. È giusto che se si gioca così, se si entra in campo così, alla fine, scusate, passatemi il termine, si pilla nel culo, e fa girare i coglioni, questa lo sapete. Soprattutto questa sconfitta, diciamo, avvenuta nella fase in cui siamo adesso, ecco, una fase in cui Livorno, anche se, vabbè, siamo poco più a metà di campionato, Livorno dovrebbe macinare punti, soprattutto in casa, per cercare di raggiungere una posizione che gli permetta di andare, barra tornare in Serie B, sempre se poi alla fine ci si va. Detto questo, voglio concludere questa registrazione parlando comunque dei risultati della classifica odierna, e diciamo che qui ci sono 2 punti di vista. Bisogna decidere se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Perché se si guarda il bicchiere mezzo pieno, per quanto riguarda anche i risultati avvenuti nelle altre partite, possiamo dire che abbiamo avuto, tra virgolette, fortuna, tralasciando l'Arezzo, che poi vi dico, vabbè, perché se non lo sapete. Anzi, perché bene o male tutte le, diciamo, le nostre dirette avversarie ripeto, per un eventuale posto della promozione hanno perso. Vedi, in primis l'Alessandria, che ha appunto perso con l'Arezzo in casa 1-0, e poi anche la Cremonese. L'Arezzo no, purtroppo,
vincendo Alessandria, ci ha raggiunto, quindi se si guarda Arezzo, il bicchiere è clamorosamente no vuoto prosciugato, però se si guarda queste tre squadre la situazione è andata così, quindi se si guarda, se si vede, se si vuol vedere la cosa dal punto di vista, diciamo, ottimista, le cose sono andate così. Dal punto di vista del bicchiere mezzo vuoto abbiamo sciupato una buonissima occasione innanzitutto di superare la Cremonese, perché la Cremonese, se non sbaglio, se non erro, a un solo punto da noi, potevamo andare a 48, loro rimanevano a 46 e poi potevamo, tra virgolette, raccattare qualche punto di differenza da Alessandria, ecco. Quindi vedete voi qual è, io sinceramente vedo il bicchiere mezzo vuoto, perché è una partita, ripeto, secondo me è fattibile, però è inutile, diciamo, starci a pensare, ormai è andata così e bisogna cercare già la prossima partita contro Lucchese di risistemare la cosa, tra virgolette, o anzi, più che sistemare le cose, diciamo, tornare nel buon periodo, almeno di risultati in cui eravamo, ecco, e di tornare a far punti. Diciamo che questo, spero ovviamente che sia stata solamente una partita così, che sia stata una partita così, che possiamo dimenticarci facendo dei buoni punti, anzi, degli importanti punti nelle prossime partite. Detto questo, credo che, vabbè, comunque, su quella partita l'avete capito e credo di averlo raccontato, vabbè, in maniera molto superficiale, in maniera molto sintetica. Prima, nel corso di prima, ripeto, partita strana e disastrosa sotto, secondo me, ogni punto di vista. Le possibilità c'erano, il Livorno è entrato male in campo, ha provato a sistemare le cose a suo tempo, non è bastato e è andata così. Il risultato più giusto, pareggio o sconfitta il Livorno, però se non è più il pareggio, che comunque nel suo tempo, se non in maniera eclatante, sicuramente più della fatta nel primo tempo, però comunque abbiamo, diciamo, cercato di rimontare, ecco. Non pigiando al 100%, perché a volte Livorno è stato più, tra virgolette, cattivo nel cercare di ribaltare, di rimontare, insomma, di far gol, però qualcosina ha fatto nel solo tempo. Purtroppo però non è bastato. Detto questo, come ho detto prima, la prossima partita è contro Lucchese, come sempre, non so se la commenterò, eventualmente poi ci rivedremo poi in un'altra partita, però parlando della partita contro Lucchese, sarà una trasferta difficile perché giochiamo a Lucca. E speriamo bene, speriamo di ritrovare la concentrazione giusta, la voglia e altre cose. Purtroppo per noi però ora c'è anche il casino, tra virgolette, degli infortuni. Boh, speriamo bene, speriamo veramente che la partita di ieri non ci abbia sfatto, tra virgolette, il campionato. Vedremo. Vi ho detto questo, niente, vi ringrazio per la visualizzazione e poi ci rivediamo appunto, non so quando, in un prossimo video barra registrazione commento. Ciao a tutti. Thank you.
Yeah.